all'ospedale pediatrico del Ponte per portare un po' di allegria ai bambini ricoverati in questi giorni. Nel pomeriggio andremo all'Anaconda, dove ci sono i ragazzi disabili, per portare anche lì un po' di festa, far festa con loro. Poi c'è questo concorso mascherina che potete fare via email, e il termine per poter presentare le foto sono le ore 12 del giorno 22, esatto. 22 che potrebbe essere mercoledì 22 e ore 12, entro le ore 12 dite ai vostri papà o ai nonni che sono qua ad ascoltare di spedire alla famiglia Rosina, sul sito della famiglia Rosina, di spedire le foto che poi verranno giudicate da una giuria. Le prime tre, le foto migliori dei costumi, delle maschere, saranno premiate sabato prossimo, 25 febbraio, dopo la sfilata dei gruppi folkloristici e naturalmente anche i carri che saranno disposti sul circuito. Questo l'abbiamo dovuto fare anche per ragioni di sicurezza, tutto di loro. Quindi i carri non andranno nel corteo, ma saranno fissi in alcune postazioni sulla strada del corteo. Il corteo sarà soltanto per i gruppi mascherati e saranno gruppi veramente favolosi. Naturalmente l'apertura, vediamo un po' gli occhietti dei nonni, dei papà, dalle brasiliane. Il corteo sarà aperto da loro per la gioia di tutti, e quindi ci sarà il corteo di questi gruppi mascherati per venire dalla città, un corteo un po' ridotto rispetto agli altri anni tradizionale, perché non potendo oltrepassare la linea del mercato, Piazza Repubblica, che adesso c'è il mercato, taglieremo poi il percorso e gireremo verso via Magatti e poi si ritorna a dove c'è adesso attualmente l'ex stanza vecchia di una volta, via Moro, grazie, via Moro, corso Matteotti, via Broci, via Beatti, si ripassa nuovamente da piazza Montegrappa, tutto via Marconi e poi piazza Marconi, Marconi, grazie a Montegrappa, si rifà un altro giro e poi ci sarà la premiazione dei carri, dei gruppi e delle mascherine. Quindi un carnevale veramente bosino al 100%, e qui vorrei che faceste un bellissimo applauso alla nostra famiglia Rosina. Della famiglia Rosina, al quale lascio a lui il saluto finale. Allora, grazie. Naturalmente, prima delle premiazioni ci sarà il discorso del nostro re Rosino, che quindi, come avete sentito tutti, anche i bambini, sostituisce il sindaco per tutta la settimana, e quindi farà un discorso che noi speriamo sia un discorso equilibrato. Quindi vuol dire qualche difetto bisogna per forza aiutarmi a dirlo, perché se no non sarebbe bello, però anche le cose belle, perché bisogna sempre cercare tutti quanti, soprattutto con i bambini, di essere equilibrati, quindi non esagerare mai né da una parte né dall'altra, ma magari se avete un problemino o qualcosa del genere, dall'altra parte fate qualcosa di buono per un vostro amico, magari che è ammalato, cose del genere, così siete equilibrati ed è tutto a posto e non ci sono problemi. Quindi vi ringrazio tutti, ci vediamo sabato prossimo, spero numerosi, ringrazio tutti voi e tutti l'amministrazione comunale che ci ha permesso di fare questo, e anche l'amministrazione non solo comunale ma nazionale, visto che c'è un onorevole con noi e noi ne siamo sempre molto graditi, di qualsiasi partito sia o meno, perché la famiglia Rosina non fa parte di nessun partito, anzi la famiglia Rosina ogni tanto dice qualche cosa gioiosa, perché siccome sei praticamente comandato dal sindaco della città, eccetera, eccetera, anche se qualcuno di noi magari non l'avesse votato,
dice mai votato, gli dice: ma stai tranquillo, giusto, però queste sono bugie gioiose, perché bisogna sempre avere dei rapporti positivi con la nostra amministrazione, se no si fa fatica ad andare avanti. Le bugie gioiose anche per i bambini ogni tanto sono ammesse, se no qui non ce la caviamo più. Quindi aspettiamo per il carnevale.